Cristian, allora, complimenti per la prestazione della tua squadra, ma la vittoria d'Avellino è meritata. Direi che il secondo tempo l'Avellino è meritato, anche se nel primo tempo l'Avellino ha avuto due occasioni limpide per portarsi in vantaggio. Però direi che nel primo tempo le occasioni le abbiamo avute anche noi per fare gol. Rispetto a loro nel primo tempo abbiamo giocato meglio, nel secondo tempo favoriti dall'espulsione, da un grosso errore secondo me da parte della terna arbitrale, perché non può penalizzare una squadra così. Quindi non vado a cercare scuse, ma la terna arbitrale oggi ci ha penalizzato, anche sull'ultimo episodio sul calcio di rigore non concesso, e poi abbiamo preso il 2-0. Anche lì è tutto da rivedere, anche perché l'Avellino non ha rubato nulla alla fine, ha meritato la vittoria, niente da dire per quanto riguarda l'Avellino. L'Avellino ha fatto bene, però per quanto riguarda la terna arbitrale, per quanto riguarda anche oggi dall'inizio del campionato, dove siamo stati veramente penalizzati, non è che devo fare una carta scritta signor Farina dove deve mandare arbitri decenti per partite importanti. Noi ci stiamo giocando la salvezza, per noi è importante portare a casa da Avellino un punto, tre punti. Ci mandano un arbitro dove ci ha penalizzato e questo mi rode. Non è che ora mi devo attaccare all'arbitro, perché come ho già detto prima l'Avellino ha meritato alla fine, però senza l'espulsione non so come andava a finire la partita. Non, allora, nell'altra partita c'è stata un'altra espulsione, lì ci poteva stare, però anche lì siamo stati penalizzati su altri errori. Sul gol del pareggio, un fallo di mano, non ha fischiato il fallo e ci hanno fatto gol al 90esimo. A Pisa un rinvio di testa del difensore, rigore, espulsione l'ha visto solo l'arbitro. In casa contro il Prato ha mandato una ragazzina come guardalinea, ci ha fischiato un fuorigioco sul fallo laterale dove l'attaccante è davanti al portiere. Io direi che sono i primi loro a farsi un esame di coscienza, perché ci stanno penalizzando in una maniera esagerata. Poi la partita possono essere bravi gli avversari, però siamo stati penalizzati in una maniera esagerata e questo mi dà fastidio. C'è una chiave di lettura di questa situazione? La chiave di lettura può darsi che siamo anche noi, perché se ogni partita c'è un'espulsione vuol dire che non siamo bravi noi. Però se devo vedere espulsione come quella di oggi o come allo stesso Viareggio, Pisa, Prato, Sorrento, col Prato, in tante occasioni anche con la Nocerina, delle espulsioni che secondo me non stanno neanche in cielo. Poi se ci devono mandare arbitri che fanno 3 o 4 partite in C, che li vogliono far crescere, li possono mandare ad arbitrare altre partite, in seconda divisione, non in prima divisione. Sappiamo tutti che la prima divisione, questo girone, è un girone difficile, dove ci sono squadre attrezzate, squadre importanti. Se ogni settimana sarà, poi si dice sì, poi alla fine si ricompensa. Però per il momento siamo state penalizzate sempre e sempre noi, in tutte le partite. Mister, al di là dell'errore arbitrale che ritengo poteva esserci al massimo una munizione, perché comunque il fatto che si tratta della terza espulsione di Serignano, un po' ingenuo, non credo, in questa circostanza. Sì, se gli dico che gli faccio vedere l'espulsione che di Pisa su Serignano è veramente da manicomio. Una respinta di testa gli ha fischiato fischiato rigore ed espulsione sul rinvio di testa, senza avversari. Quindi questo deve far anche riflettere chi viene ad arbitrare. Lei si lamenta su 4 risultati, mi sembra che avete fatto 3 vittorie e un pareggio. E se si lamenta con questi risultati, l'arbitraggio? E per gli arbitraggi, se uno viene a vedere le nostre partite, anche se abbiamo vinto 3 partite e pareggiata una, ma ci hanno penalizzato anche in quelle partite, non è che mi sto inventando qualcosa. Poi è normale, uno va a cercare anche il però. Oggi devo dire che abbiamo affrontato una squadra importante, ci ha messo in difficoltà nel secondo tempo, quando si è rimasti in 10, ha avuto l'occasione anche in 11 contro 11, come l'abbiamo avuto noi quando eravamo in 11. Abbiamo avuto la palla del pareggio al 92esimo, cos'era, su calcio di punizione e tiro di Fioretto, dove è stato respinto con la mano dal difensore. Abbiamo preso il 2-0, ma nulla da dire, perché alla fine nel secondo tempo l'Avellino ha meritato. Mister, due parole sull'Avellino, nel senso che è vero che lei ovviamente vede la classifica da tutt'altro punto di vista. Adesso, facendo i tempi di scongiuri, l'Avellino dovrebbe essere capolista. Secondo lei, dopo 14 giornate, avendo visto anche tutte le altre avversarie dell'Avellino, merita la posizione in classifica? Se a questi punti lo merita, anche perché è una squadra
secondo me è una buona squadra, ci sono altre tre o quattro squadre secondo me che sono superiore, senza togliere nulla all'Avellino. Secondo me è un bel campionato, un campionato importante. Ci siamo 7-8 squadre che lottiamo per non retrocedere, le altre può vincere chiunque il campionato, anche perché sono tutte attrezzate. C'è Frosinone, Benevento secondo me è una squadra forte che è partita male, la Nocerino è una buona squadra, il Pisa è un'ottima squadra, io direi che come l'Avellino è un'ottima squadra. Direi che è un bel campionato, divertente, sicuramente si lotterà fino alla fine e le capoliste cambieranno settimana in settimana. Mister, siete partiti molto bene, soprattutto nei primi 10-15 minuti, avete studiato molto bene la gara, soprattutto al centrocampo, un 3-5-1-1 che ha creato difficoltà all'Avellino, soprattutto al centrocampo eravate in superiorità numerica. Ma noi la partita l'abbiamo preparata bene, poi come oggetto l'espulsione ci ha penalizzato perché abbiamo dovuto correggere anche la squadra, è normale, non avevamo più il reparto offensivo a un certo punto, però credo che il primo tempo, tranne le due occasioni che ha avuto l'Avellino su lanci lunghi, dove sono stati bravi di testa loro, che direi che è stato bravo anche il portiere in una circostanza, però come ho detto, il primo tempo abbiamo giocato meglio noi, il secondo tempo direi che l'Avellino è venuto fuori e ha meritato. Queste sono sempre domande a cercare di creare qualche casino. Fioretta ha avuto la febbre e non ha giocato. No, siccome conosco che ti conosco bene, so che cerchi sempre qualcosa per pizzicchiare. Per quello. Ci sono altre domande? No, so, siccome vedo giornalisti qua sono belli, fanno le domande giuste. A Catanzaro andiamo a cercare sempre di creare casini, invece di lavorare per il Catanzaro cercate di lavorare per gli altri. O almeno lavorano per l'Avellino e cercano di portare avanti l'Avellino. È chiaro che dei giornalisti contro? Eh? Altri dei giornalisti contro? No, non ce l'ho adesso con i colleghi vostri, ma è un dato di fatto. Dopo quattro partite siamo stati anche criticati che abbiamo fatto tre vittorie e un pareggio. Mi immagino ora che abbiamo perso. Mi sta dando la preoccupazione questi risultati un po' sorpresa di oggi, soprattutto nei passi fondi della partita con le vittorie di Cartaresa. Per come sono fatto io non guardo quelli dietro, guardo quelli davanti per cercare di recuperare punti a quelli davanti, come, perché noi dobbiamo fare la lotta alla fine su Viareggio, Prato, Perugia e attualmente anche sul Benevento, ma le squadre che dobbiamo cercare di raggiungere sono queste. Mister,